Voci.fm, il sito delle voci. Giulio Solenghi su Voci.fm, quanto ti piace e qual è il doppiaggio che ti ha dato più soddisfazione? Non ne ho fatto molto, però mi ha dato molta soddisfazione soprattutto un personaggio che era il cattivo del Re Leone, Scar. Molti spesso mi fermano per ricordarmi quella voce, quella situazione, quel personaggio. Il doppiaggio non l'ho fatto molto, anche perché ero sempre in giro col teatro, quindi bisogna essere un po' a disposizione quando si fa doppiaggio. La trovo però una cosa molto, molto bella, molto gratificante, anche se si esce poco alla luce del sole, però poi rimane la tua voce in alcuni personaggi che diventano poi... fanno parte poi della storia dello spettacolo, del cinema, della televisione, e quindi credo che sia un lavoro assolutamente gratificante per un artista. Ma il fatto di lavorare soltanto con la voce, mettendo da parte il corpo, le espressioni facciali, è difficile o appunto gratificante, come dici tu? È gratificante proprio perché è difficile, è una cosa che anche quella, se fatta bene, lascia il segno. Se non è fatta bene scivola via. Ecco, per lasciare il segno, come ogni forma di spettacolo, è una cosa profonda, è una cosa difficile, ma al tempo stesso poi esaltante quando arrivi a farla con tutti i crismi, insomma. Ti senti di dire andate avanti ai giovani o a chi vuole intraprendere la carriera di doppiatore? Assolutamente sì. Io credo che non si arriverà mai a scegliere definitivamente solo il film con sottotitoli, e credo che a livello di doppiatori l'Italia possa insegnare veramente al resto, sicuramente d'Europa ma anche del mondo. Un consiglio che puoi dare? Di verificare il proprio talento, ma questo in qualsiasi forma di spettacolo. Lo spettacolo è una forma di arte, di artigianato, che non accetta le mezze misure, le mezze calzette. E poi non è obbligatorio fare l'attore, per cui verificare il proprio talento, perché sennò poi si rischia di soffrire. Saluto da Tullio Solenghi a Voci.fm. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm gratis su App Store e Google Play.